Oggi andiamo a vedere come fare un beat per Yeet. Yeet è un artista che fa da una parte beat un po' dark, dall'altra beat molto hard con synth e suoni elettronici. E oggi andiamo a vedere come fare il secondo tipo. Partiremo con due melodie di Serum e poi andremo a vedere come aggiungere le drums. Io sono Gandad e possiamo andare direttamente dentro a fare il studio. Allora, questo qui è il beat già completo. Per prima cosa partiamo dalla melodia. La melodia suona così. Ed è costituita prima da questa lead. Questi tipi di melodie sono fatte con due note, un synth molto harsh, con due note di quinta, quindi la prima e la quinta nota dell'accordo. Il suono che ho utilizzato è questo suono di Serum chiamato Lead Western dalle bank di Dynox che ormai uso in ogni video. E per quanto riguarda gli effetti, di per sé sul suono non c'è niente, mentre gli effetti generali della melodia sono un EQ e un portal, quindi senza. Quindi un EQ in cui ho tolto un po' di basse per lasciare spazio all'808 e non renderlo poi così potente. E il portal che fa tantissimo in questo caso. Preset Water dalla bank di Steven Schaeffer e Pilgrim. Con il wet messo al 50% e ho cambiato l'impostazione in maniera tale da mettere il rhythm al 100% e il feedback a zero. Mentre la seconda lead suona così. Quindi in questo caso lead sempre da Serum, sempre dalla stessa bank, ed è una lead chiamata Ting, a cui ho cambiato l'attack e ho spento il primo oscillator perché suonava troppo aggressivo e volevo renderlo un pochino più chill. In questo caso per gli effetti ho messo un effetto di EQ per togliere le alte al suono di per sé, per renderlo un po' meno aggressivo. E sentite quanto è potente, quindi così diventa più leggero. E poi anche qui stesso discorso col portal e l'EQ. Inoltre, per variare un po', ho messo un gross beat a livello dei versi. Le melodie si alternano a livello dei versi della struttura, e col gross beat suonano così. Questo per quanto riguarda la prima, mentre la seconda. Quindi in questa maniera andiamo a creare un po' di variazione e semplicemente con due strumenti riusciamo a rendere il beat più interessante, la melodia più interessante. Il preset è preset Hair, che viene dalla bank di, vabbè, quasi chiamaglio Lunar e Luca Type, chiamata Spikes, che trovate sul sito hypenvolt.com, che è il nostro sito dove trovate i nostri drum kit one shot kit. Vedrete poi che le drums sono state fatte con drum kit che vengono sempre da quel sito. Adesso andiamo a sentire il beat completo ed analizzare la batteria. Il beat completo suona così. Quali sono i suoni di batteria? Semplicissimo, snare chiamato Future Is Now, che appunto viene dall'Ascension Drum Kit. Hi-hat. Per quanto riguarda gli hi-hat, ho fatto due cose. Da una parte ho messo degli hi-hat in due step con una velocity un po' più bassa, quindi queste. Semplicemente per dare un po' di ritmo. E poi ho aggiunto un po' di roll per andare a rendere i beat più interessanti. Quindi vedete come ho usato diversi tipi di hi-hat roll in un quarto, in un sesto, in un terzo, con diverse note, per rendere quanto più interessanti possibili. E se lo metti insieme alla melodia, sentite come gli hi-hat accompagnano la melodia. Quindi vanno un po' ad accompagnare la lead principale e complementano molto bene per dare molto ritmo. 808, che è un suono fondamentale in questi beat, è un deve essere un suono molto potente ed è un suono senza attack, quindi un suono molto lungo che non ha il transient, che poi nel caso viene messo con il kick. In questo caso ho usato l'808 chiamata J.R. Smith, sempre all'Ascension. Quello che ho fatto è stato regolare l'envelope per renderlo così a quadratino in maniera tale che l'808 dura esattamente quanto le note. E poi sono andato a boostarlo un bel po' e a clipparlo, in maniera tale da dare quell'effetto di distorsione. Sentite, senza e con il clip quanta differenza c'è. Quindi andare a prendere quel suono appunto distorto e clippato, che è molto caratteristico di questi tipi di beat. Quindi stesse identiche note della prima lead di Serum, quelli degli accordi, vengono le root notes, e nell'ultima l'ho alzata per dare un po' di variazione. A questo punto kick.
spesso con le stesse note dell'808, ma non in tutte per non farlo diventare troppo ripetitivo. Kick bello clippato, bello potente. Sentite come bello potente, bello clippato, e in questo caso ho boostato il volume dal channel rack e ho alzato le velocities. A questo punto open it. Che segue praticamente 808 e kick, e infine un rim. Quindi le batterie sono semplicissime, sono 6 layer, ma questi tipi di beat sono perfetti, non vanno iper complicati, basta uno snare che hitti forte, un 808 bello clippato, hi-hat roll, un kick accompagnato 808 ed è perfetto. Per quanto riguarda la struttura, ho fatto una struttura di 8 barre con l'intro, un pre-chorus per creare un po' di build up, un chorus con tutto in cui ho messo anche degli stutter per renderlo un po' più interessante. Semplicissimi. E poi appunto sulla melodia il gross beat per andare a modificare, e quindi tutto il beat nei versi suona così. La struttura del beat è semplicissima, appunto intro, pre-chorus, chorus, primo verso, chorus, secondo verso, terzo ritornello, chorus e out. Per quanto riguarda il mixing delle drums, l'unica cosa che ho fatto è stato equalizzare il kick, perché il kick di per sé è un kick che ha una componente alta che in questo caso non volevo, quindi equalizzazione, e ho boostato un pochino la parte del corpo del kick e ho equalizzato il riser per togliere le frequenze basse. Quindi questo è come fare un beat per Yeet. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti e dateci dei consigli su quali altri video volete vedere.